Un'esposizione dedicata al pittore Pietro Benvenuti, aretino di origine, in occasione del secondo centenario della morte di Antonio Canova. Si intitola Pietro Benvenuti nell'età di Canova, dipinti e disegni da collezioni pubbliche e private, la prima mostra ad Arezzo del programma espositivo Terre degli Uffizi. Il sottotitolo nell'età di Canova non è soltanto voler catturare l'occasione del secondo centenario della morte del grande scultore, ma proprio per sottolineare la stretta relazione che Pietro Benvenuti ebbe, tra gli altri, con Antonio Canova. La mostra è allestita alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, in esposizione opere di Pietro Benvenuti dalla sua formazione agli anni del successo accademico e dell'investitura a pittore imperiale ricercato da illustri committenti. Agli Uffizi arriva l'autoritratto bellissimo dove veramente lui fa capire al mondo di essere consapevole della sua bravura e anche del successo raggiunto. Ma poi ci sono moltissimi ritratti, è stato un grande ritrattista, e poi bozzetti importantissimi, perché le opere per i quali sono stati realizzati sono opere di 12 metri, 7 metri, impossibile, però il bozzetto funge proprio da documento dell'idea e da desiderio di andare a vedere in un percorso anche cittadino. Faccio l'esempio primario, in primis la Cappella della Madonna del Conforto, la famosa Giuditta. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 23 ottobre. Questa mostra rappresenta il nuovo polo aretino della cultura del territorio e non solo, quindi sinergia col mondo degli Uffizi, le terre degli Uffizi arrivano a Arezzo per la prima volta. Quindi è stato per me un grande onore aprire un po' questa nuova stagione.